Let's go, let's go. Siamo in onda, sì? Perché non si capisce mai se siamo in onda o no, ecco perché lo dico ogni volta. Allora, dove siamo rimasti? Episodio 9, tipo. Sì, siamo in orario, storia, verso l'acquario, perfetto, proprio già sappiamo cosa dobbiamo fare. Durante il caricamento spiego, come al solito. Allora, abbiamo raggiunto un'ora. E dopo un po' di batoste, per sdrammatizzare, perché questo gioco è molto crudo, molto pesante, ci ha confessato la posizione di Abby, la famosa tizia potente, no? Che ha colpito Joe alla morte. Cioè, ogni volta inizio anche dicendo questo, quindi chi guarda questo sa già che Joe lo schiatta, quindi non lo consiglio di... se mai guardatelo dall'inizio. E pare che sia in un acquario. E basta, no, c'è poco da dire perché finalmente sappiamo la posizione di chi ci interessa e penso che ci avvieremo lì. Penso che adesso siamo dentro, riappariamo dentro il teatro con Dina e Jessie, nella nostra casa base, e si parte verso, esattamente, si parte verso l'acquario. Cos'era la casa dei costumi, il solito follower fantasma, che io ormai lo dico anche questo, è diventato quasi un tormentone, perché io penso che sia comunque, non penso che sia un curiosone sempre diverso, penso che sia tipo un bot di Twitch per controllare che non ci siano cose Dina, strane, insomma. Jessie. Più guerra per tutti. Guarda, Joel, è il tuo preferito. Curtis e Viper, è quello che dicevamo nel primo episodio che abbiamo girato, parlavano di questo film, che sia una parodia un po' tipo di Arma Letale, comunque quei film del filone 80-90, che insomma, un ninja e un agente segreto, insomma, poi lui pare Nathan Drake da vecchio, vabbè, avrà usato lo stesso concept. Ah, è vero che qua mi sa che è la prima volta che noi vediamo questa parte del teatro. Dina, Jessie. Dove Bello. sono quei due? Io non so suonare, quindi non ci esercitiamo. Brutta notte. L'ha passata tutta a vomitare. Beh, potevi svegliarmi. È incinta. Sì. Ho capito perché siete qui. Ma lei va riportata indietro. Ha bisogno di cure e qui non siamo in Sì, lo grado. so. Lo so. Ma non posso abbandonare Tommy. Lui è qui per colpa mia. Magari puoi riportarla tu. Non si muoverà senza. Fanculo.
Salviamo Tommy. L'acquario di cui parlava la ragazza, lui non ha ancora trovato Abby. Lo aspettiamo appostati lì. E lasciamo Dina qui da sola. Se vuole così. Ok. Andiamo a dirle che partiamo. Ti aspetto all'ingresso. Bene. Ok, Jesse si aggrega. Andiamo. Sulla mappa l'acquario è vicino al mare. Deve essere di qua. Sì. Si resta mai asciutti in questa città? Vabbè, ok, se prima siamo andati qua, verso l'ospedale della Route 5. Ah, vedi, questo gioco è intelligente, perché giustamente qua tu da solo non ci puoi andare. Vieni, aiuto. Però con un PNG prestabilito, sì. Ok, forza, vai. Pensavo ti caricasse da un'altra parte direttamente come è successo a Hillcrest. Manina, okay. Grazie. Ma io perché mi piace far caso a queste cose. Comunque il gioco ho fatto molto bene. Grazie. Cosa hai detto, Dina? Che speriamo di trovare Tommy all'acquario. Io non le ho detto che lo sapevi, se questo è vero. Tranquilla. Teniamo un po' di rifornimenti, magari. Lì sì. È una base dei lupi. Boh. Non credo. Nora ha detto che è Abby lì. Vuoi sapere da lei perché l'hanno fatto? Esatto. Ah. Joel ha avuto un problema con alcune luci. Ex luci ormai. Che genere di problema? Screzi tra contrabbandieri. E hanno discusso per un carico. Diciamo così. È finita male, qualcuno è morto. Gli altri si sono vendicati. Cazzo. Fa differenza per te? No. Fammi capire una cosa. Dopo aver trovato Tommy, ce ne andiamo. Speriamo. Certo. E lasciamo perdere gli stronzi ancora vivi. Dina deve tornare a Jackson. Ok. Bene. Sicura, Ellie? Ok, non c'è niente, però ne valsa la pena guardare. Dopo questa si chiude, diciamo, il primo arco, però ci sono dei scontri tosti in questa parte, infatti ho molta paura di fare come al solito una magra figura, però se si possono evitare. Ma è accesa o è spenta? Ok. Eccolo, sì, già c'è uno scontro che mi ricordo. Merda, è bloccata. Si può tagliare da quel centro convegno. Proviamo. Per non parlare che forse anche nel centro convegni ci sono dei guai, non mi ricordo. O magari. Bloccata. Già. Ah no. Abbiamo già esplorato tutto praticamente. Vabbè, si poteva anche entrare da qua, vedi, molto bello.
Molto molto bene. Questa ha detto che è bloccata. Niente da fare. Te l'avevo detto. Lo so. Beh, meglio essere sicuri. Pensi mai che potrebbero tornare a Jackson? Che vuoi dire? Che stiamo sfidando i loro uomini. Nella loro città. Per quello che hanno fatto. Abby e i suoi non erano a Jackson per quello che ha fatto Joel. Questo posto è diverso da Jackson. Joel e Tommy hanno aiutato Abby quando è stata attaccata. Qui non sanno fare altro che uccidere. Cioè, ti hanno sparato a vista, no? Sì, è vero. Sì, diciamo che non sono proprio uguali, però insomma, andare a stuzzicare non è che sia il da top. quanto Dina sta così male? Un paio di giorni. Appena arrivate, ha fatto il culo a una squadra di lupi. Dovevi vederla. Ci credo. Con lei non si scherza. Comunque adesso c'è qualche cavolata qui. Ah, c'è un banco da lavoro. Che forse utilizzeremo questa volta. Perché ho un po' di pasticche. Perché abbiamo l'arco. E l'arco è importante. Poi mi ricordo che qua c'erano i danni, vabbè, dopo controllerò su un altro gameplay. Ok, arco. La velocità di tiro, ma non mi interessa perché. Ecco, questo è il telemetro. Così almeno vedo a quanti metri sono, insomma, a quanto in alto devo tirare per poter. Per colpire in base alla distanza, perfetto, molto utile. Perché ripetiamo, cadenza di tiro, cosa ci facciamo? Che i colpi sono contati. Stabilità, sì, giusto. Adele prossime facciamo tutto stabilità e rinculo. Perché tanto cadenza e capacità ci interessa poco. E precisione. Tanto le armi sono finite praticamente. Ma questo è già preciso, cioè, nel senso, boh, teniamoci così, poi ci pensiamo meglio. Intanto oggi abbiamo fatto. Io qua metto il pompa che deve essere rapido, e qua l'arco. Tanto io tengo i miei 3 colpi di questa pistola. Il pompa mi gusta troppo, solo che, appunto. Dobbiamo dosarlo bene. Però chissà, però magari con la stessa legge dei flashback, tipo non ti fanno rimanere senza proprio a zero a zero. Cioè, non è, non mi dà l'idea che è così bastardo. Magari qualche lupo te lo droppa. Qualche colpetto, qualche munizione. Qualche pistolammo. Che non è un verbo al passato. Ok, lì si va avanti. Dai, una munizioncina, una pistolammo, Amaro. niente. Sì, oh, c'è fuga, eh. Andiamo, andiamo. Ok. C'è fuga ed andiamo a casa, Jesse. Anch'io, in verità. Spiegami una cosa. Perché non mi ha detto che era incinta? Ascolta, io penso che te ne parleranno appena. Oggi hanno iniziato a radunare tutte le unità. Chi te l'ha detto? Il grande capo è stato. Facciamo là, aspettiamo le altre. Poi attacchiamo le piante. Che stress. L'ultima volta. Se io aspetto qui, siamo tutti d'accordo. Sono già occupato tutta la vita.
Strano che non mi abbia visto. Perché lui scavalca lì. Io però devo andare lì, ma non ce la faccio. Cavolo, subito mi hanno visto. Ah, va là che c'è Jesse, sta qui. Ah. Niente, non si capisce con sto filtro se i vetri ci sono o no. Che odio. Che odio. Quando salpiamo, dove si va? Facciamo velocissimi. Sono nervosa. Ho visto qualcosa. Vai a guardare. Coprimi. Ma come? Qua mi vedono già. Abbiamo ospiti! Ammazziamoli! Muoviamoci! No, guarda quanti sono. Non mi sparano. Vabbè. Ma sono tantissimi. Quindi cioè, a sto punto il fight tocca farlo. Sai quando saltiamo? Oggi hanno iniziato a radunare tutte le unità. Chi te l'ha detto? Il grande capo in tasca. Se facciamo là, aspettiamo le altre. Vedi, qua è tutto chiuso. Se si potesse rompere questo istantaneamente, allora lo faccio. Se muoio lo faccio dopo. Adesso voglio fare un combattimento, un mezzo combattimento. Adesso, come al solito, proverò triangolo che non funzionerà. Guarda. Oh, ma ci beccano, sti pezzenti. Oh, bravo, Jesse. Siamo circondati. Oh, ma chi mi ha colpito? Oh, ce la fai, Jesse, a sparare, per favore. Mamma mia. Infatti, no, beh. È giusto, tanto è impossibile. Sai quando saltiamo? Oggi hanno iniziato a radunare tutte le unità. Ok, cos'è stato? Ci sei? Forza, andiamo. Guardo alle spalle.
Vabbè, ci vanno subito, giustamente. Vabbè, va a inseguire Sì, lui. ricevuto. Tu pensi. Non diamo la spalla! Ci penso io. Lì a destra! Sono molti corpo a corpo, eh. Ho sprecato un colpo, però giusto per avvantaggiarci un po'. Tanto l'ho finiti, però vabbè. Se no non sparo mai, voglio dire, ho voglia di sparare. Tipo non ci ha dato neanche un colpo lui. A sinistra! Non mollare! Sì, capito! Non farla alzare! Ci può stare perché era a distanza. Beh, ne ho consumate parecchio, di cose oggi. Esattamente. Secondo me si poteva fare meglio, però dai, sti cavoli, almeno ci siamo divertiti un po'. Cioè, io mi diverto, però. Questi lupi hanno il grilletto facile. Sono in guerra con una setta di maniaci. Sì, ne stavano parlando, i serafini, mi pare. Serafiti. Io ho sempre sentito iene. Le hai mai visti? No. Meglio per te. È possibile recuperare qualche munizione, no, vero? Abbiamo un macete, comunque armi da corpo a corpo non mancano, che comunque sono molto utili. Un proiettilino, quanti ne abbiamo fatti? Due di questi e due di revolvere, vabbè, molto grave, molto grave. Poi manco in testa perché ho voluto fare il bullo, invece se avessi colpito in testa ci sarebbe un risparmio notevole. Cioè, perché pensavo che più o meno morissero comunque, invece no, c'hanno una bella resistenza. Il fucile da caccia. O da caccia, come dicono alcuni. Allora. Bottiglia che tra l'altro io avevo sprecato. Donne fiocchi. Che si mangia da Don Fiocchi? Niente. Ah, qui è dove mi sa, si svolgeva quella fiera del fumetto, quel con, no? Cosa sono questi Ecco, manifesti? Comic Expo. Sembrano fumetti. Ma che razza di posto è? Forse era un raduno per appassionati di questa roba. Lo ben so. Come te, in pratica. Quelli erano tempi d'oro. C'hai ragione. Una bella fiera. Adesso poi c'è il Covid. Vabbè, ci sono, per carità, però. Qui c'era poco da cercare, mi sa.
Mi ricordo che si saliva anche dall'altra parte, ma non mi interessa. Che stavi dicendo prima riguardo di me? Hai detto che mi parlerà di... Ora abbiamo altri problemi. Certo. Prima o poi sarà dura da nascondere. Sai se vuole tenerlo? No. Si poteva passare anche sotto il bus, ma noi diamo un occhio qui. Bello che c'è l'animazione che puoi spaccare i vetri, però tipo pochissime volte c'è ci sono delle cose da trovare all'interno. Guarda che disastro. L'acquario è vicino alla ruota panoramica. Beh, speriamo che lo sappia anche Tommy. Speriamo questa come thumbnail del video. Sì, lo so che li posso fare personalizzati, ma no. Tocca nuotare. Mi piace che... sperare che vengano bene. Oppla. Sì, qua c'erano degli infetti facoltativi. Tra l'altro, sì, c'è un mio amico che sta laggando, mi sa che stava facendo delle cose con la connessione, quindi se vedete schermo nero lì è perché si sta connettendo e disconnettendo ogni volta, vabbè. Intanto stavo digerendo. Dai, qua ci volevo andare perché magari c'era qualcosa di utile. Ci sono gli stalker. Ma se invece lo skippiamo bellamente, perché c'era solo quel cadavere lì da esplorare, mi ricordo quello lassù. Via, via, arriva il clicker, arriva il clicker. Jesse, mi fido di te. Io devo prendere questo bonus. Che era solo un documento. Oh, invece. Non ho manco finito di prenderli, sinceramente. No! È andata da Dio, perché col macete abbiamo fatto fuori il clicker. Però lì cos'è che c'era un medipack? Beh, diverso. Eh no! Ok, facciamo così. Raccattiamo tutto e ci leviamo dalle scatole. Perché non ho capito cosa c'è. Bella sto esempio qui. C'è il clicker, lo so. No, ho sbagliato, sì. Abbiamo preso tutto, sì, un bel colpo di pistola fondamentale.
Jesse, dai, lascia perdere, per favore. Sì, abbiamo risparmiato anche il macete, perfetto, dai, è andata molto bene. Jesse è morto? No, speriamo di no. Tanto non può. Aspetta, qua c'era qualcosa, mi ricordo, possibile. Cambia. No, il macete mi piace di più, cioè è più forte. Il kukri, è più questo. Più che un macete è il kukri, il coltello di curvo. Il macete è quello che c'avevamo prima, mi sa. Com'è andata? Clicherini? Vicolo cieco. Vicolo cieco, però... No, è vicolo cieco. Ok. No, aspetta, dove bisogna andare qui? Non ci ho preso... Ah, ok. Vai a passare da lì. Vediamo. Se mi aiuti, forse sì. Sarei venuto anch'io, se mi avessi avvertito. In realtà, io credevo che ti saresti opposto. Ammiravo Joy. E non sopporto sia finita così. Sarei venuto. Anche Joy aveva un debole per te, sai. E credeva mi fossi presa una sbandata. Davvero? Non fraintendere. Sei bellissimo. Diciamo che non sei il mio tipo. Troppo asiatico? Eh sì. Sì. Certo, ovvio, no? Qua c'era un po' da ravanare, mi sa, vero? Facciamo veloce. Poi c'è, io sentivo qua il gracidare, no? Delle rane. Poi non le ho mai trovate, Senza malati, sinceramente. mettere i funghi nella sezione per bambini. Nel vecchio mondo i funghi avevano un altro significato. Ah. Giusto. Vabbè, addirittura loro la vedono così male. Avevi un libro preferito, dico. Sì, Guerra Fantasma. Parla di marine spaziali che combattono Fantasmi? fantasmi alieni. Sembra proprio il tuo genere. Il cavallino di cuoio. Ok, magari ne parliamo dopo. Sai che lui ha detto così perché stava vedendo che stavo leggendo dei file, diciamo. Poi dopo il dialogo dovrebbe riprendere in automatico, non lo so. Comunque era finito. E niente, dai, abbiamo visto tutto, si può andare. Dov'è che si usciva da qui, tipo... Da qua dietro. Ok, salendo di nuovo qua. Gesù, cos'è successo qui? Questa gente continua a farsi la guerra. È così da anni, credo. Chissà com'è iniziata. Vediamo come siamo messi con le cose qua. Ho poco alcol, ai ai ai. Però esplosivi ne possiamo fare diversi.
alla fine è molto semplice, i primi due ingredienti fanno i primi due oggetti, i secondi ingredienti la seconda parte, questo serve. Quindi con cioè per dire, se io ho le forbici e lo strumento di fissaggio lì posso, cioè mi conviene fare direttamente le frecce, sì. Era questo utilissimo, incrementa la velocità di movimento da disteso. E questo anche, infatti niente, andiamo su questo ramo qua la prossima volta. Sì. Inferno qui. Il sangue è fresco. Ritorniamo in strada. Già. Forbici ottime. In verità sono lame, vedi, mi piace un sacco che si può passare anche da qui, capito? Per dire che noi abbiamo già il Kukri, che è molto forte. Dai, dai, torno nell'erba. Ok. Madonna, Jessie, mi fai prendere i colpi. Ok, ma prima pensiamo a sopravvivere. Porca miseria. Oh porco. No. Avevo finito, era la mia strada verso la libertà lì, credo. Per sicurezza. Deve aver fittato qualcosa. Hai fittato una traccia bella. Loro muoiono tutti e noi. Fermiamole! Stronza!
Forse sono andato troppo in anticipo, più che altro siccome non c'era la cutscene, cioè più che cutscene, l'evento scriptato del Serafita Morso, i tempismi sono differenti. Oh, però ho visto che si può salire anche da lì. No, ho perso. Zitti, zitti, zitti. No, ti prego. Che c'è? Hai fiutato qualcosa, bello? Proprio adesso niente. E qua devo ragionarla bene. Devo ragionarla bene, non so come fare. Adesso un attimo ci sono, eh. Voglio provare una mattata, come al solito. Voglio provare a salire da qua, mi piace un sacco perché... Poi non ho capito come si sale. Tanto mi vede il cecchino sicuro. Dai, sali! Ah no, non si può salire. Boh, io ci ho provato perché mi sembrava... Boh, ho visto male sicuramente io, però... Boh. Cavolo, mi sembrava palese che si potesse passare lì. Boh, ho visto male, probabilmente. Comunque la prima soluzione sembrava la migliore. Però c'è quello col cane che è un po' bastardino. Ecco, adesso stavolta non mi avvicino e il cane dovrebbe... Vediamo cosa fa il cane. Dai, tanto non si può salire su questo ciaffo. Ma si può salire da qua, ma va. Ti pareva? Oh! Sì, c'era un tizio, lo so. Porca miseria. Ah, bastava scavalcare lì, cavolo. Ancora più level design, incredibile. Dai,
Dai, dai, lì mi piace. Aspetta, eh. Allora, ok, andiamo, andiamo, andiamo. Stavo scrivendo un messaggio che tanto quando sto in streaming non è che posso rinunciare a fare delle cose, ok. Oggi piove anche da me, infatti vedo la gente con gli ombrelli di fuori, qua piove molto bene. Devo capire chi mi ha visto, sicuramente il cecchino. Tipo adesso, no? Che non c'è nessuno. Ok. Il cecchino stava guardando altrove. Ma dammi un checkpoint qua, guarda che roba, è bellissimo. Qua mi sento proprio al sicuro un botto, non so perché. Hai sentito qualcosa? Perché lo sono esattamente qua sopra. Non mi dici che il cane viene qua. La bottiglia fondamentale. Oh, anche questa mi è piaciuta come l'abbiamo risolta, incredibile, bello. Bottigliata in testa, è tutta una festa. Sì, se no sai che roba. Ma chi ce li aveva i colpi per fare la battaglia? Ma chi ce li aveva? Te ce li avevi? Non so perché mi sento di barare così, capito? Dito, non so. Da un lato mi sento che ho fatto bene perché dici, è così che professionalmente si finiva questo pezzo di realismo. Addirittura anche senza bottiglia, che c'è chi. Abby avrà scelto l'acquario perché è impossibile da raggiungere. Eccola, a posto, Forse. recuperata. Perché quando faccio questi giochi a livello massimo, a volte veramente mi soddisfa fare appunto con queste gabole, però in questo gioco mi sento un po' in colpa, come se saltassi qualcosa, però è giusto, io devo arrivare in fondo, devo arrivare all'ultimo muro, come si diceva una volta. Cazzo, lo attraversiamo. C'è quella strada. È parecchio lontana. Oppure c'è quella. C'è. Molto Quella di cui lontana. parlavano, no? Forza. Decidere se farsi ammazzare.
Speriamo siano pochi. Anch'io lo spero. Quindi dicevo, di fare l'ultimo muro, no matter what, cioè non ci interessa come. Fatto quadrato per vedere se c'erano i muri invisibili. Allora, abbiamo le forbici al massimo, quindi facciamo le frecce. Infatti devo cominciare a usare qualche bella freccia. Poi il vero professionista non usa il telemetro. È uno schifo qui. Non mi dire. Che si poteva anche arrivare da là. Ok, qua, andiamo. Passatevi a terra fino al porto. Gli altri possono restare qui in attesa di ordini. Ma che cazzo? Dobbiamo stare qui mentre un cecchino fa fuori gli altri? Gli ordini sono chiari. Una squadra basta e avanza contro un cecchino. Che sia Tommy? Questo pezzo qui verso l'acquario è molto bello, solo che appunto a realismo c'ho un'ansia veramente. Da qui possiamo arrivare al porto. No, rubiamo la barca. Li hai sentiti? No, parlano di Tommy. Come fai a dirlo? Allora chi altro è? Se fosse lui, non riusciremmo comunque ad arrivare in tempo. Sta andando da Abby, dobbiamo soltanto Potrebbe seguire... essere nei guai. Sa badare a se stesso. Ma che cazzo? Il solo modo di aiutare Tommy è seguire Abby. Se te ne vai, non ti salvo più il culo. Ti auguro di farcela. E se ne va. Veramente non so dove andare, ecco, non c'è neanche segnato l'ossigeno. Orca miseria, appunto. Qua c'è un'altra pozza, mi ricordo.
Io voglio solo la barca. Tocca fare su e giù così. Non c'entra qui tipo con X, no, devo fare. Qual è la cosa complessa di questo pezzo? Che non mi ricordo dov'è la barca, appunto. Ops. Caspiterina. Oh, porca. Questo pezzo è un casino realistico, non riesco a capire. Giustamente. Allora. Sì, a girare fino a una certa. Perché ti sgamano. Rimesso a posto il motore. Dove vado? Fermati sull'altro lato. Dove la mette? Fa vedere dove la mette. Ah, fa quella rampetta lì. Oppala, che io non posso fare a nuoto, giusto? Sto tirando troppo la corda. C'è qualcosa che non mi convince. Secondo te lavorano per le Iene? Non cercano solo di attraversare la città. Ma visto quello di sopra, maledetti. Sarò dall'altra parte. Madonna, come il film quando sparano sott'acqua, bellissimo. No, scusa, andiamo di qua un attimino. Ah, da lì. La ragazza è qui. Io forse dovrei Sono andare coinvolto. lassù. Forse vogliono dividerci. È una mocciuzza. Sarà uno scherzo. Come alla scuola e all'ospedale. Appunto. Tappati la bocca e prova. Vabbè, che tra l'altro io sono sempre fuggito, quindi. Però vi ho fregati in qualche modo.
Allora, perché sono stato fermo? Sono rimasto fermo perché stavo premendo X per arrampicarmi e forse fare un attacco furtivo. Non ha funzionato. Questa mossa è stata non male, credo. Tanto io devo andare qua su, credo. Ecco qua. Nessuno ha visto niente. Comunque anche da lì si può salire direttamente. Perfetto. Come la caccia al salmone. No, non è così violenta, credo. Mi dà un checkpoint? Sì. Oh, lo grande Giove. Che ho sprecato. Va bene. Sì, non c'è l'ultra istinto che con L1 potevo schivare il secondo colpo, quindi... Che ore sono? Dai, direi che dopo questo pezzo... No, invece no, bisogna farlo tutto, perché non manca molto, credo. Ho fallito. Ho fallito. Beh, non è un bel checkpoint, devo dire. Smanetto triangolo. Guarda. Niente, mi ha fatto sprecare addirittura. Dovrebbe essere verso sinistra la barca. Ok, è stata una mossa super in verità. No, vai qua. No, non è vero, non devo andare oltre, perché mi ricordo che nel primo walkthrough io arrivavo da là, quindi io qua sono già a buon punto. Quindi facciamo così. Bravo, così lui vede quello, io posso passare qua. Però c'è quello che minaccioso si avvicina. Proviamo a fare così. No, non so cosa volessi fare. Non mi ricordo dov'è sta maledetta barca, se no potrei escogitare un piano più accurato. Va bene.
Sto pensando, dov'è la barca? Dov'è la maledetta barca? Mi ha dato un checkpoint veramente bifido. L'intrusa è qui! Prendela! Giù le mani! Togliti di dosso! Merda! Non deve scappare! Ah, ok. Ma com'è possibile che adesso è dall'altra parte la barca? Io che la lancio non si sa dove, però l'idea era quella. Esatto, farmi vedere un po' da quello, da quella anzi. Poi in verità quello sta puntando qui, ma non mi vede. Infatti mi è sembrato, devo fare tutto il quick time event. No, non si può, non si può. Però posso arrivare almeno alla... Ho capito, c'ho un'idea. L'ho già sbagliato, perfetto. Siete così cattivi. Quello che non capisco, ma se io vengo da di là, perché la... non riesco a capire la planimetria di sto posto. La barca è lì, però io riemergo non qui. È andata sott'acqua! Ammazzalo! È andata sott'acqua! Mettiamole finite. E frustriamo il centro. Non può essere lontana. Eccola qui. Ok, intanto ho due posti safe dove riemergere. Relativamente safe.
Ma perché è pieno di gente qua? Se loro tipo... vabbè. Ovviamente non parte una cutscene quando prendo la barca, devo avere un po' di tempo. Ed è molto più tempo di quel che uno pensi, perché... Ma dai, loro non dovrebbero essere vicini alla barca, giusto? Ah, è qua dove si dovrebbe fuggire con la barca, perfetto. Prova a fa sta cazzata. È un bel macello. Dovrei costruire una bomba stordente. Aspetta, ma se sono tutti di là? Ma trovata come? Sta rubando la barca! Ah, è lì proprio, ciao. No, ce l'avevo fatta perché stava stordito da un'altra parte. Però no, ancora mancava molto, dovevo poi accelerare. Ok, da qui mi piace. Poi non ho capito. Ah, perché Ci sia io. qualcuno. È Oh! l'intrusa! Minchia, un attimo, mi stavo grattando un attimo la barba. Che subito questi mi aggrediscono. Allora, escogitiamo qualcosa di interessante. Sono quattro. 4 se non 5. Oh, ma dove sono finito? Non ho respiro. Madonna. Non ho mai visto questa scena. Questo è un episodio un po' lunghetto, ma ne vale la pena. Cavolo, ma mi vedono così. Non so se è un bel checkpoint, eh? Quasi che era meglio uccidere tutti pian piano. No, vabbè, gli ultimi quattro almeno sì. Cioè, dove devo andare per non farmi scoprire? In fondo al mare? Mi serve un luogo un attimo dove stare asciutti per poter forse creare delle cose. Va bene, mi sta bene che mi ha visto, perché io adesso voglio andare di qua.
Kyle e Olivia. Mutante. Oh. Chissà se sei riuscito a rubare la barca, non lo so. Si può sparare dall'acqua, vero? Nei Uncharted. Perché qualche colpetto l'avrei usato volentieri. Proviamo. Non farla alzare! Solo lui, capirai. Cioè l'amico mi ha sparato da oltre oltre la colonna, vabbè, no, in verità ci poteva stare, però fischia. No, ho sbagliato tasto. No, ormai ho premuto. Sono morto. Pensavo che la bomba stordente fosse più efficace. No, niente, niente speedrun, quelli li dobbiamo ammazzare per forza, perché sennò non famo niente. No, quando sono tentato di premere triangolo adesso, ma... Poi lì è ottimo iniziare la battaglia da quell'angolino. Come, niente botto? Incredibile. Guarda che belli lì, una bella bombetta ci starebbe. Ah, ce l'ho. Ah, poi c'è la Molotov. Adesso appena si radunano. Siete matti?
Mi sono pentito perché non è che sia. Non sono gli infetti che. Ma so tantissimi loro. Provatele ed eliminatela! Oh, bello, mi piace che almeno non mi fa fare quel pezzo inutile. Questa è stata una roba, peggio di Hillcrest, sto pezzo. Infatti sapevo che non sarebbe stata l'ultima rogna. Giuro che ho premuto triangolo, ma come al solito non mi ha fatto. Due per una va benissimo. No, non sei morto, incredibile. Incredibile, non è morti. Una molto sola e. Vabbè, dai, la rifaremo, la rifaremo. Presa! Muoviamoci! Porca puttana! Sono le bombe a tubo queste. Adesso non mi fa triangolo. Perlustriamo il centro. Non tempo. Vada. No, cerchiamo di giocarla meglio con questi pochi strumenti che abbiamo. Io questa la farei, vediamo. Io voglio puntare sullo stordimento e fuga. C'è un punto che sono tutti accumulati, tranne uno. Tanto dovete venire per forza qua se volete le botte. Un medikit lo uso volentieri. Perché è tornato in modalità allerta e quindi l'ho potuto uccidere con un colpo, se no non avrebbe funzionato. Dai, non ci sono rimasti tanti sfigati. Eh no, adesso da altrove mi sembra esagerato, eh. Se no al prossimo piano che io vado lì e li cecchino tutti, perché non è possibile. Ah, ecco, Alan ha fatto il giro lì. Tienila giù! Alan zitto e mosche.
Fammo la vasca dei pesci qui. Ah, dai, dai, dai. Ne mancano solo un paio. No, non è vero, sono tre. Dai, per favore. È scappata. Addestriamo il cerchio. Dobbiamo trovarla. Ma io sai che ti dico? Tanto dopo finisce il capitolo, non potrebbero non servirmi più questi oggetti. Però mi fa gola. Non ci posso credere. Non ci posso credere. Ho fatto una roba fatta ad hoc. Non ci posso credere. No, no, ti prego, ti prego, ti prego. Va bene, dai. Ripetiamo, ripetiamo. Adesso abbiamo già capito come funziona. Allora, uno verrà qui. No, non c'è tempo. C'ho paura di uno, infatti, oh, le mie paure sono state. Sì, devi fare il giro, cocca. No, mi ero abbassato, ho premuto tondo, però mi sa che non me l'aveva preso perché ho visto che è andata all'indietro molto velocemente. Guarda dove è uno. Dai, prima è andata benissimo, poi tra l'altro avevo letto. Cioè, ho visto un video di un tizio che dà dei consigli al realismo, praticamente, di trovare un luogo tipo questo, insomma, dove attirarne uno per uno e farli fuori, anche se. Cioè, c'ho più paura di questo laggiù, di quello là laggiù, che questi. Ma quello laggiù, dall'altra parte della sponda, da quant'è che c'è? Mi sta dando non pochi problemi. Ma c'è tuttora, dai. Boh.
Forse boh, l'avevano caricato per sbaglio, non lo so. E c'ho paura, veramente, più di quello che di questo qua che arriva. Che checkpoint strano questo qua ultimo, perché non stavano venendo verso di me. Guarda, mi sta caricando un checkpoint di diverso adesso. Secondo me devo usare molti oggetti e bon, perché tanto dopo, sì, dopo non è finita, per carità, però. Non posso attaccare quello a destra perché arriva lei qua col fucile. Ah, come pattugliano la barchetta. Comunque, giocare a sto livello ti fa capire veramente come è fatto tutto il level design, perché sennò a quest'ora uno era fatto e lo. Più che partito, ero arrivato all'acquario forse. Non so come attirarli, aspetta un momento. Perché se fosse predefinito, dici uno va sott'acqua e va. Eccolo, eh. Senza essere sparati non è male. Adesso mi fate incavolare, proviamo così. Ok, così loro guardano maggiormente qui ora. Io come riferimento uso la scala mobile, riemergo qui, poi torno giù. Ma c'ho questi punti prestabiliti dove. Ma cosa. Ma guardala da dove mi ha visto. Oh, ma tanto sono svelti, eh. Sono svelti questi. C'era uno che si avvicinava da di qua. Oh! No, la situazione sembra più complicata del previsto, ma adesso questi qua, da dove sono venuti fuori? Sono quelli che ho lasciato prima, ok, però bizzarro, nel senso. Allora facciamo così, guarda, mi sono stufato. Prima cominciamo stealth, ok, il primo lo facciamo fuori normalmente. Perché se fosse normale, tu. No. Puoi già prenderlo. Da con triangolo da quando ti appare.
all'angolino, invece qua non è così. Cioè, come fai a fare una roba stealth che sono tutti appiccicati? Veramente, dopo certo uno c'ha le trappole, quel che ti pare, però. Dopo mi è venuta in mente un'idea, adesso. Adesso lanciano la bombina. No. Quello lì che... Niente, cioè, io non so chi mi abbia ucciso. Forse quello da laggiù, non lo so, non si sa. Ma cosa? Non è esploso? Ah, ok, adesso ci sta venendo. Non si capisce. Prima ci stava andando diretto. Vabbè, dai. Lo so, non so cosa fa, cioè potrei o usa tutto e vince, ovvio, ma non è quella la situation. Vabbè, intanto usiamo una di queste. Non stavo guardando niente. Tipo lei si può sgozzare in qualche maniera, tipo da venendo fuori dall'acqua qui? No. A quanto pare no. Dopo voglio vedere come l'hanno fatto sto pezzo, perché è incredibile. Cioè non è il più difficile sicuramente. Oh, niente, non mi fa X, cioè... Era fatta lei, caspita, niente, no, sta lì mezz'ora. Boh, è fatto molto bene questo gioco, però non capisco a volte perché non poteva fare X e... Ecco, lei è stata spappolata. Presa! Oh, cazzo!
Mamma mia. Avviciniamoci! Ci sono! Ogni tanto guardiamo se c'è il mago. Oh! Niente, troppo. Mamma mia. Sto video sta veramente peggio di quello di Hillcrest, solo per una barchetta del cavolo. Lo chiamerò ladri di barche, no, vabbè, perché... Allora, io farei... Una la metterei qui. Poi... No, è al checkpoint quello che potevo aggredire il tipo, vabbè. Il primo, che di solito è lui, una macetata. Guarda anche dalla dietro, che maledetti. Trappola innescata. Prendiamo la sfinita. Perlustriamo il centro. Trovatela presto. Ma so tanti, oh, so tanti un bel po'. Ok, vediamo. L'ho tentato, se fossero stati più vicini. Poi qua mi curo perché sono all'ultimo danno, grazie alla skill quella lì. Non ha scampo! Un'altra! Di qua! Presa! Che maledetti, quanti ce n'hanno di ste bombe? L'ho presa! Ma... Sprecato tutto, sprecato.
Oh, sono i pistoleri più veloci del West, veramente. Ho sprecato la Molotov, ma adesso basta. Adesso mi fanno proprio incazzare questi. Perché allora, uno col macete, uno con la trappola, famo due col cecchino e poi finiranno sti pezzenti. Faceva quadrato perché in verità cambiava spalla, no? Poi. In verità devo usare la scala mobile, quel... Porca miseria allora, eh. Aspetta, una boccata mi serve. Una boccata letale. Mamma mia. Non premerò triangolo, anche se sono tentato un bel po'. Oh, va l'Ancianis. Ma tanto, ma che caspita sono? Oh, ma chi sono questi? No, c'è lei, non posso, poi a lui è cambiata all'ultimo. Comincia a essere un po', che sono qui come Hillcrest, mamma mia, che video. Ma tanto non me ne frega niente, è solo per me. No, ci ho provato, però caspita, allora. Guarda, anche dalla... Guarda, che roba. Da... Ma va, dai. C'è sto checkpoint qui, proprio il peggiore. Guarda, guarda, c'è lui lì. Ugh!
Più vicini! Oh, niente. Come sono salito? Pam, subito, secco, headshot. Poi, ah, è vero, perché avevo già sfruttato l'ultimo life point con l'abilità. Niente, me l'ho scordato. Non si può vedere. Dai, mi serve quella dannata barca. È L'intrusa! ovvio. Non c'è una combinazione migliore. Eh no, perché con la bombetta mi hanno tolto, mi hanno mandato a uno. Ah, che mago. Sì, brava. Fammi un salto. Cioè, perché proprio quel salto sfigato mi è capitato? No, eh. Dai, dai, dai. Ah no, è quella variabile dove mi vede il tizio da lì, vabbè, che ne sa, oh. Che ne sacce. Dai, sto aspettando. Your moves. Non farla alzare! Double strike. Poi vostra mossa. Io c'ho paura, loro hanno l'attacco speciale da dietro. Mamma mia. Devo solo curare. Ho paura di salire qui perché... Orca putt... Dov'era? Dove? Caspita, era perfetto. Avevo fatto una molotov precisa.
se non avessi messo la trappola esplosiva, avevo vinto sicuramente. Quasi vinto. Questa è una donna, mi sembrava un uomo. Ah, non è morto, ovviamente. Forza! L'ho trovata! Da questo. Io credevo che con quel proiettile si fosse, cioè fosse morto dopo che è stato anche un po' incendiato. Ma chi è? Oh! Ma da dove? Certo. No, questa è stata forse la partita. Voglio tornare qui perché qua è. Ah, quanti sono lì? Ancora ho un po' di vita. Cristo.
Pensavo fosse fatto, dai, ci sono questi ultimi due baluardi, niente da fare, niente da fare. Perché dopo non mi basta la roba, c'è un sacco di nemici da affrontare dopo, non mi basta la roba. Cioè, quando tu li vedi vicini, è oro. È oro. Rivoltiamo il centro commerciale. Sono andato più sull'angolino qua perché ho visto i soliti tizi dal... Ecco qua. Ho sbagliato tasto, via. Ecco io penso adesso, trappola! se sto attento. Guarda chi c'è, il cecchino. Il tiratore è scelto. Bravo, vai via. Bravo, vai via tu. Se arrivassi a quel macete. Chi mi ha sparato da laggiù? Ma che siamo matti? Ma voi siete pazzi? Alan, zitto e mosca. Chi è che era? Non mi ricordo, diceva sempre un mio amico. Allora. Ah, eccoli! Io di quello ho paura, ho di quello molta paura. Dai, vai via, Dobbiamo vai via. Dai, stanarla. Ok. stanami allora se c'hai il coraggio. Ah, non ho preso. L'ultimo ostacolo è lui. Se no, io stavo andando ad attivare la barchetta, non mi interessa. Là che mi ha consumato il macete piuttosto che la bottiglia è oro. Dai. È esattamente quello che sto facendo. Come si accelera? Via, 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 via. Piano.
Mamma mia, non ne potevo più di quel pezzo. Poi alla fine siamo, cosa abbiamo consumato in quest'ultima parte? Nessuno mi sente. Allora, qua c'era qualcosina, è un piccolo checkpoint. Sì, niente di che, infatti. Qualche pasticchina. Oh, alla fine abbiamo consumato. Ah, a parte il Medipack che ci sta. E io direi di cominciare a fare questo perché muoversi da disteso è super utile. E poi il silenziatore quasi che è. Preferisco farci altro. Dovevo andare, non mi ricordo, non c'era un enigma, qualcosa del genere. Ah, è vero che Posso passarci. il motoscafo, la barchetta può passare in questi luoghi qua. Adesso la risolviamo. Controlliamo se c'è qualcosa perché voglio trovare più risorse possibili, vediamo. Anche perché mi sa che comunque non c'è nessun enigma, devo solo arrivare quando ho voglia. Ah sì, questo me lo ricordo, cos'è che c'era qua? Esatto, non mi ricordo. Oh, una cassaforte, la combinazione. Dobbiamo trovare un documento. Allora ecco, ottimo, torniamo su a Ah, mamma mia. vedere. Sarà scritta qua da queste parti, ce l'aveva lui, eccola. Soon may the weatherman's come to bring us sugar, tea and rum. 70, 12 e Nintendo 64. Eccoti.
Allora. C'è oro, 7 di questi, 17 e due revolver che non sono male per niente. No, ho sbagliato. Le rapide, wow. Che ciò fega. Qua mi ricordo che mi aveva sbloccato il trofeo di trovare metà dei banchi da lavoro, quindi io ero passato tutt'altra parte. Qui c'è qualcosa di utile? No. Perché sott'acqua comunque secondo me non ci sono gli oggetti, a parte, boh, l'altra volta avevo trovato la chiave inglese, ma... Quindi non gli ho dato troppo peso, no, tanto non dobbiamo modificare nulla e andiamo, dai, tanto io con la barchetta skipperei tutto perché siamo a realismo e... Oh. Ok. Perché nel primo walkthrough... Ho fatto una sessione di cecchinaggio da lassù. Ma sai che ti dico? Ma se noi ce ne sbattessimo altamente... No. Si è incastrato, dai, non è proprio il momento giusto. Tutto sto combattimento skippato, che goduria. Poi è stato molto bello, mi ricordo, mi sono divertito un sacco. Non so, dal tram, dalla metro lì sospesa. Come faccio con questa sbarra in mezzo? Bellissimo, questo è l'arcade praticamente, un bar che un pub tipo, cioè magari da noi una cosa del genere, poi con un sacco di coin op. Mi ricorda in Francia quando nel 2019 siamo stati a Capodanno e a Lione c'è un posto così tipo, beh, non così bello, con anche, beh, questo sembra più un pub con anche la sala giochi che adesso vedremo dall'altra parte di questo cancello.
Però in questo pub a Lione praticamente c'erano ogni postazione, ogni tavolo aveva una console, tipo mi ricordo c'era Tekken, Mario Kart da un'altra parte, vabbè FIFA che tanto la gente ci gioca, perché non è proprio per tutti, c'erano molti artwork appesi di, che ne so, Dragon Ball, fatti anche da come me illustratori tranquilli, niente, non famosissimi. Un altro banco di lavoro, quindi mischia. Ah, The Turning era quello del DLC di The Last of Us 1, Left Behind, ok. Oh, un serafita Porca morta. troia. E quindi niente, tu potevi star lì e giocare, molto bello, e aveva anche una postazione con Smash Bros, vabbè, che è fondamentale. Diavolo. Cos'è che volevo dire? Niente, che era molto bello. Ah sì, e tutti gli arcade, sì, quella macchinetta con tutti gli arcade. Che c'ha il processore dentro, che è un fight stick con tutti i giochi. Insomma, andiamo a vedere cosa succede. Scontro non proprio evitabile. Tanto non è evitabile, no? Poi loro ti danno le munizioni, dovrebbero, adesso qua quando ci bloccheremo un'altra ora e mezzo, no scherzo, dai, questo usiamo molte cose. La mossa finale. Io ho visto uno che lo fa tutto col coltellino, ci mette veramente tantissimo. Poi mi sa che ha grounded, ha realismo. Non... Allora, questo di default. Dai, mi hai fatto sprecare. Non danno le munizioni, sti fetenti. Bottom, attenzione. Attaccalo, buttalo fuori dal ring. E intanto un po' di danni da infatti. Ah, oh, il Q2, Bud Spencer. No, con calma, con calma, con calma. Possiamo metterla anche dopo la bomba, tanto non ci frega. Questo sicuro. Porco due.
Non ho abbastanza frame di vantaggio se gli sparo, ok. Sì, ma lanciala a Tuxia, quella. Oh, stiamo calmi. Comunque, stabilità mi sta salvata troppo, eh. No, ma l'ho schivato. Attaccalo, buttalo fuori dal ring. Per me non ci era rimasto troppo, perché abbiamo schivato. Appunto, ho voluto se... No, 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 non ci vuole, non ci vuole. Questi super combo hanno fatto una super tag team combo tra spore acide e cavoli vari. Comunque arriva. Io avevo visto che comunque ti davano le munizioni questi qua, invece. Lo equipaggiamo subito perché io ci voglio fare questi. Esatto. Mattone nuovo. Ah, il Blotter era morto durante quella fase lì, incredibile. Cioè, ci ho messo più a difficile, però con il suo dato il mondo. Tanto per una boss Ok. fight. Non ci ho rimasto veramente nulla, però tanto ci sta, ci potrebbe anche stare. Tanto non era skippabile, no? Ti immagini di sì, invece. Oh, dove devo andare? Non c'ho, non mi ricordo. Che svarione, non mi ricordo proprio. Fighter Instinct X. Ma invece sì, bastava venissi qui. Sarei saltato qua. Meroga. Si poteva fa benissimo.
Però almeno abbiamo fatto qualcosa di figo, almeno, non so. Vabbè che il peggio è passato forse, quindi ci sta, dai. Questa scena è bellissima. Mi sembra il momento adatto. Allora. E dove sei? Accidenti. Buio questo acquario. Qua c'è qualcosa di utile,
60 per quella roba lì. Devo salire, non mi ricordo. Ovviamente. Tanto qui non puoi tornare indietro, quindi qua per forza. Bradley, Monica. Questi non sono i nomi che ci interessano. Oh, ti giuro, non mi ricordo. Perché c'ho un po' di fretta adesso, un attimo. Tanto il fatto che io sia caduto qui. Ah no, posso. Ah no. No, questo mi sento male, proprio no. Come faccio a non ricordarmi una roba del genere? Sto svarionando. Mi ricordo che comunque devo prendere queste. Questi condotti. Ah, ecco, era qui. Cosa è successo qui? No, qua sembra che fanno chissà cosa, ma in realtà è solo una sala operatoria, voglio dire, improvvisata. Niente di eccezionale, penso che. Anche a Jackson la fanno.
Cullen Moore. Vabbè. Owen, ricordiamo il ragazzo che c'era all'inizio assieme a Abby. Indietro. Fanculo, Owen. Mani in alto. Dov'è Abby? Sei la ragazza di Jackson. Ditemi dove è andata. E se poi ci uccidi? Se accetti di parlare, ti uccide. Voi ne uscirete vivi e mi interessa lei. Cazzate. Vieni qui. Muovi il culo, cazzo! Indica sulla mappa dove si trova. Poi fallo tu. Vi conviene essere d'accordo. Ok. Che cosa fai? Tanto sarà già morta ormai. Non ne vale la pena. Fermo! Possiamo parlare. Non ti avvicinare! Indicami dov'è. Dimmi dov'è, cazzo! Owen! Dimmi dov'è. Dove cazzo è? No. Andiamo. Va tutto bene.
stile, sarà tutto ricoperto di neve. No, il tempo di arrivare si sarà sciolta. Dove vai? Mi serviva aria. Voi che combinate? Non si dorme. Dai un'occhiata qui. Pensavamo di tornare via Ellensburg. Se domani arriviamo a Fall City, è fatta. Ehi. Hanno avuto ciò che meritavano. Però lei è ancora viva. Sì. Va bene per te. Deve per forza. Non muoio dalla voglia di passare di nuovo dall'Idaho. Preoccupati piuttosto di come ti accoglierà Maria al tuo ritorno. Ne ho fatto di peggio. Comunque, in uno dei quartieri eleganti della città ho trovato una collana. Luccica parecchio, penso sia oro vero. Pensi sia oro vero? Sì, è oro. Vediamola. Guarda che so riconoscere l'oro. Allora diciamo che è da parte di tutti? Perché non ti trovi un regalo da solo? Come stai? Bene. Ellie. Bene. Grazie per essere tornato per me. I guai dei miei amici sono i miei. Come la fai tragica? Beh, allora diciamo che mi diverto a tirarti fuori dai guai. Così va meglio. Merda! Jesse, alzati! Sulle mani o sparo anche a questi! Non ascoltarla, Ellie! Va via da qui! In piedi! Forza! Non provarci, cazzo! Chiudi quella porta! Cazzo! Stop! Basta! Getta l'arma! Getta l'arma! No, no! So perché hai ucciso Joel. Ha fatto quello che ha fatto per salvarmi. È colpa mia se non c'è una cura, sono io quella che cerchi. Lascialo andare. Hai ucciso i miei amici. Vi abbiamo risparmiati. E ci ricambiate così! Papà! 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 Andiamo. Oggi chiudiamo qui. Ellie ha fatto un casino. Non ha risparmiato neanche Mel, che avevamo saputo anche all'inizio del gioco che era stata messa incinta da questo Owen. Ovviamente non lo sapeva, infatti ci è rimasta anche molto male. Però non sappiamo dove è Abby. Abbiamo capito le sue intenzioni, nel senso abbiamo capito perché ha fatto quel che ha fatto, ma ci è venuta a trovare in teatro spargendo ancora violenza, quindi stiamo alimentando un ciclo vizioso di sangue che non è bello, diciamo. Tutti hanno odiato Abby, no? Sempre per riallacciarmi al discorso di quelli che non hanno capito il gioco. E adesso penso che inizi uno dei pezzi più belli
Sì, del gioco, non lo so, nel senso, mi ci mettiamo proprio nei panni di chi ci ha fatto così male per capire il suo punto di vista e vedremo che non ha proprio così tutti i torti, perché bastava vedere che è successo all'acquario. Però la puntata di oggi si chiude qua e scopriremo il background di Abby, che è molto interessante, un personaggio che a me è piaciuto tantissimo come Ellie. E niente, grazie per essere stati con noi, con me in questo caso, e ci becchiamo alla prossima. Bon.